Sono stati definiti i candidati a sindaco per le prossime amministrative dell'8 e 9 giugno. Saranno 5, 2 di area progressista, 2 di centrodestra ed un civico. Tra questi, la prima donna candidata nella storia della politica gelese che punta alla poltrona di sindaco. Abbiamo chiesto ai cittadini se conoscono i candidati e che idea si sono fatti per le prossime elezioni. Sa chi sono i 5 candidati a sindaco? Sì, sì. Che idea si è fatto? Io non mi interessa di politica. Andrà a votare? Certo che andrò a votare. Ha già una preferenza? No, nessuna preferenza. Lei andrà a votare? No. Perché? Così, perché non mi hanno dato mai niente a me. Conosce i nomi dei candidati a sindaco? Sì, certo che li conosco. Si è già fatto un'idea? Quali requisiti deve avere? Ma giustamente esiste Mari Gela, fare tante cose belle per Gela, questo il porto, dovevano fare il porto, ma dove? Ancora non abbiamo visto niente noi. Quindi spera che il nuovo sindaco possa veramente dare una svolta alla città? Sì, sicuramente sì. Ti hai già fatto un'idea per queste amministrative? In maniera profonda. Conosci i nomi dei 5 candidati a sindaco? Non lo so, c'è come si chiama, non lo so se sta dicendo che c'è. Lei già si è fatto un'idea su queste amministrative? Io greco sempre lo so. Ma non sappiamo ancora se sarà candidato. Sono sicuro, lo do all'altro. Grazie, buona giornata. Quali requisiti deve avere il sindaco? Allora, intanto deve essere una persona un po' onesta. E l'altra cosa è che non deve essere uno di quelli che è stato lì in consiglio comunale, che sono tutti farabutti. Sono stati 4 anni, la città è rimasta ferma, senza una riforma, e nello stesso tempo sono stati lì per prendersi lo stipendio e il gettone di presenza. Ciao! Il sindaco perfetto, diciamo, perfetto non esiste. Intanto. Il sindaco allora perfetto per Gela? Il sindaco perfetto per Gela potrebbe essere che di dare un po' di svolta alla polizia, alle polizie delle strade, un po' di educazione anche alle persone che sono tutti per i fatti suoi, ognuno fa quello che crede. E non va bene, ci vuole un po' di pugno fermo, diciamo. Secondo te tra i 5 candidati c'è qualcuno che ha questo identikit? Ma io attualmente li conosco, per cui non sono informato, però spero che salirà un sindaco dove possa dare una svolta alla città che ne ha di bisogno. Conosce i nomi dei 5 candidati a sindaco? No, non mi sono ancora informato. Secondo lei quali sono i requisiti che deve avere il sindaco perfetto per Gela? Disponibilità per la città e soprattutto lavorare sodo, perché Gela deve cambiare in positivo, perché sennò non andremo avanti. Sa chi sono i candidati? Lo so, dopo. Si è fatto già un'idea? Beh, sempre stesso, so. Anche che Chiana Ghid, Chiana Sala è quello, sembra uguale, non ce n'è. Che mettiamo che quello è buono e l'altro è... tutti qua. Sono contrario a votare. Perché? Perché i politici non rispettano le idee dei cittadini italiani di Gela. E secondo lei quali dovrebbero essere i requisiti che dovrebbe avere il sindaco giusto per Gela? Allora, per Gela... prima innanzitutto la polizia, quella che manca, perché c'è uno schifo merda dappertutto. E allora, si sono dimenticate dei gelesi. Allora, loro non hanno, cercano di acquisire voti e poi dimenticare la gente.